A Chiaromonte, l'associazione Amici del Sambuco Pasquale Battista è nata per tutelare, promuovere, valorizzare e commercializzare il Sambuco. Scopo primario è l'assistenza e la difesa della raccolta della pianta del Sambuco, garantendo la rintracciabilità della materia prima con la stesura di una mappa con i siti delle piante esistenti e dei terreni da utilizzare a coltura. A questo primo passo si aggiungeranno le tappe successive atte a valorizzare e diffondere il consumo del prodotto sotto un unico marchio. Al momento si è già ottenuta l'approvazione del disciplinare tecnico per la certificazione del liquore e della marmellata, derivante dalla lavorazione delle bacche del Sambuco. L'associazione è nata il 5 marzo, da poco tempo, e gli obiettivi principali sono quello di promuovere e diffondere al fine di poter commercializzare anche per qualche azienda che è intenzionata ad avere qualche beneficio economico per sfruttare appunto questa risorsa. E diciamo che il Sambuco è una pianta che attualmente non è coltivata, è una pianta che è allo stato spontaneo e la si ritrova soprattutto lungo i fossi, lungo terreni incolti e in bosco, ma anche diciamo, intorno al paese. Infatti a Chiaromonte, nel perimetro del paese, è caratteristica appunto questa, la presenza di questa pianta. Quali sono le caratteristiche della pianta? Allora, la pianta diciamo che è un arbusto, è una piccola pianta, un'altezza raggiunge altezze di 7-8 metri. E la caratteristica è quella che si adatta a molti tipi di terreni, a diverse condizioni climatiche. La caratteristica principale è quella di avere delle infiorescenze di color bianco-giallo e la fioritura avviene nel periodo di aprile-giugno. Allora, Sindaco, tra un po' il Sambuco avrà anche il marchio d'eco? Credo proprio di sì, a breve immagino, perché come Consiglio Comunale abbiamo deliberato per l'istituzione di questo regolamento che prevede la possibilità, domanda di cittadini o di associazioni, di più che di certificare, quindi di scrivere nel registro delle DECO comunali prodotti ritenuti di una certa importanza. Credo che questo prodotto, il Sambuco, è tra quelli, io credo, che potrà ottenere questa iscrizione. Signora, lei sta preparando le frittelle al Sambuco, come si prepara? Allora, con farina, acqua, sale, fiori di Sambuco e lievito di birra, oppure in alternativa la magnesia. È semplice prepararlo, quanto tempo ci vuole? Poco, 10 minuti, niente di elaborato, insomma. Allora, il liquore al Sambuco è uno dei prodotti inseriti nel disciplinare, come si prepara? Allora, si prepara tramite infusione dei fiori che viene fatto di questi periodi, cioè a maggio, inizio maggio, e poi viene filtrato e si ottiene il liquore al Sambuco, semplicemente. Questa è una focaccia con i fiori di Sambuco, viene messo nell'impasto e poi lavorato. Questo è uno sciroppo invece che si fa con le bacche del Sambuco, quindi verso settembre-ottobre si raccolgono. Questi sono dei dolcetti di pasta frolla, così come questa crostata, sempre ripiena con marmellata di Sambuco. Sambuco non appartiene soltanto al mondo della culinaria, ma anche a quello dei giochi e del divertimento. In che modo? Sì, tanti anni fa i nostri anziani, i nostri nonni, avevano scoperto che il legno del Sambuco è vuoto all'interno, ha un'anima, e loro non facevano altro che spingere da fuori, cacciare quest'anima, no? Questo midollo, diciamo così, che è morbido, e di conseguenza hanno avuto un cono, un vuoto, che poi dopo loro cercavano semplicemente con legno di ulivo, lo facevano a dimensione come una specie di pistone, no? Finché ovviamente avevano creato questo pistone, questa cerbottana, diciamo così, no? Troviamo il suo a misura ovviamente, perché se no non riusciamo a fare il gioco. E si prende la canapa, la stop nel nostro dialetto, si fanno delle palline con l'acqua bagnate, compresse, si spinge la prima all'interno, arriva fino a un certo punto, poi se ne mette una seconda e con violenza va a spingere la seconda pallina. Questa canapa, si divertivano così? Esatto, fa esplodere queste palle che loro tiravano ovviamente nelle gambe degli amici. E l'appuntamento è al 12 maggio a Chiaromonte per la quinta edizione della Sagra del Sambuco.